Un saluto a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il format Ritorno alle origini parte seconda. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche, i sostenitori e naturalmente tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo per voi amici di YouTube che nella descrizione del video troverete tutti i link. Hi everyone, welcome to the stream. And first of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters, and people that are following my social media channels. And if you are not the one, you can do it. You will find in the video description a few links. Allora, ragazzuoli, come avete ben capito, oggi ci occuperemo di silvicoltura, quindi andremo a piantare gli alberi. E quindi, ragazzuoli, daremo anche un po' di metteremo un po' di alberozzi qua e faremo una grande impresa. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. Approfitto ancora una volta, come sempre, per ringraziare ancora una volta Jason Farmer per l'idea di riproporre questa serie in una veste piuttosto rimodernata. Infatti questa serie viene dalla serie appunto di Caffè in Farm, e che poi naturalmente il grande Jason mi ha suggerito di riportarla in chiave Farming 22, quindi e soprattutto grazie al mitico Jason che questa serie sta andando bene. Naturalmente saluto tutti gli amici e le amiche del canale. Allora, facciamo così, diamogli una larghezza di lavoro di un paio di metri, usiamo il GPS qua allora, ok, 2,40 metri, perfetto. Quindi cominciamo a fare un po' di cosucce qui. Prima di iniziare, naturalmente, vi suggerisco di visitare il sito www.ipianibio.it se volete acquistare e quindi mangiare cibi biologici al 100% italiani. Ricordatevi www.ipianibio.it. Adesso mandiamo anche lo spot pubblicitario radiofonico, vai! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esattamente, quindi mi raccomando, visitate il sito www.ipianibio.it, naturalmente per gli amici di YouTube, come sempre nella descrizione dei video trovate il link per andare ad acquistare i cibi biologici al 100%. Ho capparoggerò. Allora, sistemiamo un po' la web. Ecco qua.
Ui, non ho fatto niente, non ho fatto. Ok, perfetto. Allora, andiamo avanti. Nel frattempo, nel fraton. Allora, qua. Vabbè, lasciamo così, dai, tanto noi facciamo il girozzo all'esterno. Ovviamente, se siete interessati alle mod che sto utilizzando in questa serie, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete anche il link per scaricare il pacchetto di mod. Naturalmente sono tutte del mod hub esterno quelle che trovate in questo pacchetto. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti. Quindi abbiamo, nello scorso episodio, naturalmente se ve lo siete perso vi invito ad andarlo a cercare, il mitico Peppiniello è venuto in azienda ed è venuto a piantare un po' di è venuto a ad allestire un pochettino, ad abbellire un po' quest'area, e naturalmente dopo vi farò vedere, faremo scorrere un po' il tempo un po' più velocemente, e quindi vi farò vedere il mitico Peppiniello cosa ha fatto di particolarmente bello. E abbiamo anche la nostra guardia giurata all'ingresso, che naturalmente per divertire i bambini che passano di qui. Non vi spoilerò nulla, vi farò vedere quando avremo terminato i lavoretti su questo cambuccio. Perfetto. Allora, ho deciso, o meglio, sto cercando di riprendere le linee della vecchia serie, come appunto mi ha suggerito il grande Jason, che naturalmente saluto, ringrazio e gli facciamo un grandissimo applauso. Grande Jason. Sound alerts. Dablogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Eh sì, allora. Rifacciamo. Nel frattempo. Andiamo avanti, allora. The show must go on, come cantavano i Queen. Show must go on. Pam, 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 pam. Show must go on. Yeah, yeah. Ve le ricordate questa bella canzoncina? Allora, vediamo un attimo. Ecco qua. Allora, devo fare un attimo un test. Con il vostro permesso, naturalmente. Allora, vediamo se abbiamo risolto un attimo il problema. What's the problem? No. Sound alerts. Dablogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Allora, un attimo solo, aiuni. Vediamo un attimo. What's the problem? Allora. What's the problem? I don't know. Babi, 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 babi. Allora. Allora, 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 ci siamo. Vabbè, via. Andiamo. Sound alerts. Dablogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. E vai. I bafasci per tutta la città, se non piove pioverà. Almeno funzionano i sound alert. Alert estis.
e va facita per spingendo il motorino. Si bagna il tuo pulcino, funziona. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Oh, abbiamo ripristinato tutte le cose. Ecco qua, vedete, ci vuole sempre. We need a lot of patience here, but we are here, we are again. Come dice il mitico James Blunt. In 1973, una bella canzone di almeno 20, no, 20 anni no, ma ci avrà 14 anni più o meno. Bella canzoncella. E the night goes by, na 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 na. Saluto naturalmente Simona, la mia amica Simona, la bella Simona, ma anche la mia grande e bellissima e simpaticissima amica Silvia. Ciao Silvietta, un abbraccione cara. E naturalmente saluto Alfa November Tango, Oscar, November Yankee, November India Echo, Double Tango e Alpha. Sono un pochettino fuori allenamento. Hotel Echo, Double Lima, Oscar. Hello, my friend. Approfitto anche per ringraziare, ecco, mi stavo dimenticando di ringraziare tutti coloro che si iscrivono e si stanno iscrivendo al canale Twitch, ma anche al canale di YouTube. A voi naturalmente va un ringraziamento particolare. And so I was forgetting to say thank you to followers on Twitch and naturally on YouTube. Thank you so much, everyone. Oh, allora, ci sono rimasti giusti 15 cose, quindi direi fermiamoci, andiamo a recuperare la situation comedy. Lo so che non è proprio il massimo, però ragazzuoli, iniziamo a rabboccare un po' il carrellino, perché non vorrei perdere la linea. I don't want to miss the line, and so that's why I'll try to non so cosa fa, vabbè. I was kidding, just kidding, my friends. Non è possibile. Ok, vai. Peccato, perché sarebbe stato. No, questo sta correndo, quindi non è acceso. It's not switched on. Ok, io so che più o meno siamo qua. Ok, switch on. E let's go. Ok, perfetto. I placed the pallet in the right place, so they are almost aligned. I will try to. To plant more trees as possible, because we will do a nice thing in a few live. Oh, perfetto, abbiamo senza volerlo, ci abbiamo quasi fatto. Oh, questo però lo spazio là, beh, tanto. I will try to
to recreate the same ambience that I used in the Farming 19 series, a very lucky series, and so I want to say hello to my friend Antolik ZZX and to my friend Test and Review on YouTube. And naturally, I want to say thank you and hello to my friend Moreno underscore VR and to my friend Mr. Aleasso. Ah, yeah, thank you. Okay. Ovviamente ho pensato di portare questa sezione di lavoro qui, in live, perché così almeno poi potrete essere partecipi di tutte le mie novità, ma naturalmente a coloro darò anche uno spunto, a coloro che ogni tanto vengono a sbirciare in questo canale cercando di scoviazzare un pochettino. Comunque mi rivolgo in maniera amichevole a voi. Se avete bisogno di un consiglio, non vi create problemi. Mi riferisco anche magari a qualcuno di voi moderatori che appartiene, no, a qualcuno di quei grandi streamer. Io sono aperto e disponibile nel mio piccolo a dare, come dire, uno spunto. Ovviamente sappiate che io sono una persona seria, quindi se vi dico che non andrò mai a sbandierare 420, che voi magari un po' più in vista sul web mi siete venuti a chiedere consigli. Quindi se avete bisogno, non createvi problemi, mi potete contattare direttamente su Discord, mi mandate un messaggio e io sarò ben felice ed orgoglioso di poter dare un ulteriore contributo agli streamer, quindi non solo gli amici che magari sono alle prime armi, ma anche a qualcuno che magari cerca, non dico uno spunto, un consiglio, una cosa, o magari vuole un'osservazione vista dall'esterno e quindi oggettivamente critica, e quindi non sentirsi dire solo bravo anche se magari uno non lo pensa. E quindi fatelo tranquillamente, non vi create problemi, avete la mia parola d'onore. Allora, intanto faccio un po' di Alicia Carozzo. Oh, è una serie un po' particolare questa qui, ma noi ovviamente grazie a diversi consigli, ma anche non solo di Jason, ma grazie ovviamente anche ai consigli di altri amici streamer, che naturalmente ogni volta che qualcuno mi darà un consiglio io lo dirò chiaramente senza problemi che è stato un suggerimento, di piuttosto che fingere e dire che sono io. Comunque approfitto per salutare Marco Sfizietto, ma anche ovviamente Moreno, Guerriera, Fernbus 08, saluto Enrico Oleari. Enrico, naturalmente auguri per una pronta guarigione, e saluto anche il mitico Salvo Farmer Official. Ragazzuoli, un giovane streamer umile ma molto educato, molto preparato. Naturalmente, caro Salvo, tu lo sai, sei un mito quando vuoi,
Naturalmente. Sei sempre il benvenuto. You are always welcome, my friend. Salvo Farmer Official, che ultimamente pure lui si è preso una piccola pausa da Twitch. E ultimamente, diciamo così, dato che siamo poco ispirati, appunto cerchiamo di portare dei contenuti di qualità, e quindi ovviamente non sforniamo contenuti contenuti diciamo così di un troppo commerciale, come dire, di qualità non buona, ecco, che ci fermiamo e cerchiamo di recuperare un po' di ispirazione. Detto questo, ragazzuoli, una volta finito questo pallet di allora dovrebbe essere cipressi, se non ricordo male, o pino. Comunque andiamo avanti un po', vediamo un attimino cosa c'è da fare. Ah, intanto c'è da mettere ancora un po' di situazione dall'altra parte della farm, quindi mi sa che oggi ci dedicheremo ancora una volta all'abbellimento della farm. Abbiamo ancora altri due settori da abbellire. Abbiamo la parte superiore della, cioè la vecchia dove c'è la farm principale, e poi dove abbiamo anche la casa, quindi diciamo dove c'è il deposito mezzi. Ok, allora 32. Sì, io direi che possono bastare 120 piantini abbiamo messo. E naturalmente questa mod la trovate nel mod ufficiale, questa qui dei pallet con le piantine. Le ho messe un po' sfalsate, ma non è un problema. Thank you. Ci facciamo anche Sound intanto. Alerts. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Grazie cara, molto gentile. We are stemming up this brut. Singing here we are again. When the time goes by, na 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 it's night, and light then the morning light, then we sing. Here we are again. Ragazzi, mi sa che dopo me lo vado a riascoltare. Moreno 91-basso-basso VR. Oui, tunzi tunzi, buon Natale. Oui, grazie, carissimo. Visto? Mi sa che registrerò uno speciale per appunto per quel periodo là. Non so se qui o altrove, ma comunque ho trovato interessante le mod quelle lì per gli abbellimenti, quelle con le luci e quelle con l'alberozzo. Gli alberozzi. E come direbbe Moreno, è tunzi tunzi, non si dice tunzi tunzi, si dice tuz. Scherzi a parte, caro Moreno, buonasera a te. Un attimo solo che adesso facciamo anche un po' di lanciamo Moreno 91 trattino basso trattino basso VR. Moreno 14 tunzi tunzi 91 Moreno. Esatto, allora intanto facciamo la promotion, quindi facciamo subito lo shootout, quello lì classico, dove naturalmente io vi invito a seguirlo, e poi lo shootout video, che naturalmente, amici di YouTube,
vi invito a passare nel canale di Morino ad iscrivervi, mi raccomando, e attivate le notifiche. Nel frattempo che sono andato a Sound Alerts. Dablogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Ecco qua. Allora, io direi che quasi quasi. Allora, io ho questo questa piantatrice per il momento, io direi di riconsegnarla, perché ovviamente oggi abbiamo fatto Moreno 91-basso-basso VR. Sono fatto, ma ci sono. Facci la miseria. E come stai fatto? Secondo me stai fatto a livello multimediale. Allora, ti volevo far vedere questa cosa. Moreno 91-basso-basso VR. LOL. Eh sì, LOL, Glissolid. Ci abbiamo. Però questo poi si vede più tardi, quando fa notte. Oh, nel frattempo qua ci abbiamo anche un bel po' di pallet di miele. Allora, c'era una missioncina che chiedeva dei cereali. Vediamo un attimino, perché qua ci facciamo un sacco di soldini, maiuni. Allora, 400.000 everons. 35.000 litri di cereali. Quanti litri sono qua? Allora, questi sono 1.000, quindi ne dovrei portare 35 di questi per fare tutti quei soldini. E mi sa che forse non ce la faccio. No, non ce la faccio. No, perché sono pochi. Questi sono 4, 5, 11. 11 pallet. No, non mi conviene. Non posso mandarla. Erba. Ah, questo si potrebbe anche fare. Paglia, no. Rotolo di cartone, ma guarda. Questa è una delle prossime produzioni che devo mettere, è proprio quella lì della carta. Perché poi ovviamente quando metterò il tutto di questa serie, ovviamente ne vedremo delle belle. Allora, che dovevo fare? Già mi sono scordato, vedi Moreno, che sei brutta cosa la vecchiaia. Moreno 91-basso-basso VR. Visto le foto piano piano. Eh sì, ma tu me lo potevi dire che dovevano essere tolti quegli alberelli, perché io quel terreno io l'ho lavorato per come mi era stato dato, quindi credevo e pensavo che dovesse rimanere con la pineta, quindi con gli alberi dove uno ci passava sotto, altrimenti avrei spianato meglio. L'unica cosa, io ho notato che nella foto hai tolto quel vaso che io avevo messo su quella parte appena si scollettava sulla destra dove c'era quel piazzale. Io quello l'avevo messo apposta lì perché già c'era, perché c'era un'imprecisione là. Forse tu non ci fai caso perché, diciamo, non è l'occhio critico come me. Infatti, ci ho lavorato. Moreno 91-basso-basso VR. Ne ho messo un altro XD. Ah, allora hai fatto bene. Io mi pare che ne avevo messo uno un po' più lungo, se non mi sbaglio. Ah no, ho messo quello rotondo, perché quando si passa col mezzo là, almeno è più semplice riuscire a passarci, e quindi sai che in quel punto lì c'è una situazione un po' così. Allora, che se però mi dispiace lasciare l'autocaricante qua, lo quasi quasi faccio svagandition. Mi sono fatto una missione off camera, offline. Moreno 91-basso-basso VR. Poi lunedì vedrai il video oppure la live, ma penso più video. Vedi tu, secondo me, per il fatto che abbiamo parlato noi, secondo me è meglio il video, perché sicuramente è meno impegnativo. Poi, diciamo così, puoi sempre fare i tagli. L'unica cosa che ti consiglio è riguardare i video che editi, soprattutto per l'audio, ecco. Che almeno
sei sicuro, scusami, sei sicuro di diciamo così, fare qualcosina che effettivamente ti garbe, però stai migliorando, amici di YouTube, naturalmente. Allora, aspetta un attimo, vediamo se riesco a mettere il Moreno link del 91 canale di trattino basso Molino. trattino basso VR. Yama sta andando meglio rispetto ultime volte. Sì, no, ma ho notato che stai migliorando. Forse perché quello scassambrello di Zio Dab qua. Forse qualcosina. Allora, mettiamo l'ultimo video di Moreno. Allora, mettiamo il silenziano. Ecco qua. Allora, mettiamo il link dell'ultimo video di Moreno, che naturalmente vi invito, amici di Twitch, vi invito assolutamente a passare nel suo canale YouTube. Andatelo a guardare, spolliciate, iscrivetevi, ecco qua, perfetto. Iscrivetevi e attivate le campanellozze. Mi raccomando, non fate furbacchioni. Vai, una bella scoccatella di mani. Oh Sound via! alert. Dablogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Vabbè, non lo dire 0 bits, altrimenti morire di Shuan, brava miseria. È come. Allora, la farina. Aspetta un momento, ma. Un moment, s'il vous plaît. Vediamo solo quando è che conviene vendere la farina. Farina di farro, ceci, lenticchie. A proposito, rifacciamo ripartire un'altra volta lo spot. I Moreno piani. 91 trattino basso VR. So chiocciola Gais 04. OWN3D. Alle pendici del Monte Gais Cucco 04 is nasce raiding la with a party società of 9. agricola bio I piani. Stream elements. La Sang Q for genuinità following dei a noi nostri most prodotti trattino basso biologici al 23. 100% sono adatti anche allo OWN3D. svezzamento dei A più noi piccoli. most trattino basso Da 23 noi is no fall. troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, allora ringrazio. Ringrazio. Allora, chi è venuto? Mi dice che è arrivato un Gais raid. 04. Guys, Ciao Dab. grazie, buonasera a te. Grazie per il raid. Benvenuti a tutti. Thank you so much. Sound alert. Dablogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Stream elements. Thank you for following it trattino basso noe trattino basso. Grazie mille. OWN3D. It Grazie. trattino basso noe trattino basso is no following. Buonasera, Itzno, e benvenuto, benvenuto nel, benvenuta nel canale. Grazie per il follow. Thank you so much. Allora, chi altro? Anonymous underscore 23, benvenuto o benvenuta nel canale. Grazie mille per il follow. Thank you so much for the follow. Anonymous underscore 23, welcome to the channel. Bam, 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 bam. Come parlo bello, ragazzi. Oh, guys, grazie ancora per il raid. Naturalmente, grazie per aver dato una mano a questo piccolo grande. Grande, scusatemi. Grande è una parola grossa. Gais 04. Di nulla. Allora. Moreno 91 trattino basso VR. So chiocciola Gais 04. Allora, ragazzuoli, adesso, grazie Morino, se gli puoi fare anche uno shoutout S. video. Gaspari 04. Perfetto. Ehi Dab, cos'è quella luce blu che si riflette sulla tua bocca? È sempre il famosissimo LED del Gais microfono. 04. Grazie Moreno 91 trattino basso VR. È sempre il famosissimo Sarragippo. Sound alert. S. Gaspari 04 ha suonato Sarragippo per 0 bits.
Restream.io Coppa congratulations. You will receive 100 messages today with Restream chat. Oh, ottimo Moreno ragazzi. Moreno91-VR 5 Everon chiocciola guys 04. Ragazzi, ho fatto una specie di challenge e praticamente questa sera dobbiamo arrivare ad almeno 200 messaggi, cioè interazioni, quindi senza abusare, mi raccomando. Oggi compie gli anni il fratello maggiore di Gais. Oh, auguri! Auguri a fratello maggiore di Gais, quindi è sergente maggiore. E facciamo un bel applauso e gli auguriamo tanti auguri al fratello di Gais. Auguri fratello di Gais. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. S Gaspari 04. Maledizione alla pubblicità. Ehi, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tanto non sto dicendo niente di particolare. Allora, qua all'ingresso voglio mettere un po' di lucine. Oggi ci dedichiamo un altro poco all'abbellimento della farm. Allora, io sto pensando quasi quasi di metterlo da queste parti qua. Guys 04. Vabbè, vado a cena. Ok, guys. Buona live. Oh, grazie, guys. S Gaspari 04. Rieccomi. Ok, perfetto. S Gaspari 04. Ciao Roby. Ok, grazie ancora guys per il ride, ti auguro una buona carica pappatoria, una buona continuazione di serata, mi auguro che la tua live sia andata, sono più che certo che è andata alla grandissima naturalmente, ti auguro di nuovo una buona continuazione di serata e poi ci si becca in giro. Thank you so much my friend, see you next time, thank you again for your right. All right. Ok, allora on danse, pam 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 pam, Retornation oui, and so andiamo avanti, last video giusto. S Gaspari 04. Che stai combinando? Sto cercando di mettere un po' di lucine in giro qua. Ecco qua. Forse questo può andare bene. Allora, forse. No, questo è meglio metterlo qua. Perché si impatta dopo. Fa la patta. Moreno 91-VR. Torno fra un poco. Ok, vai tranquillo, Mario, non ti preoccupare. Fai le tue cose con calma. E senza fretta. Allora, V e C, ecco qua. E V e C, che non è l'abbreviazione quella lì che state pensando. Malpensanti. Allora, questo così. Ecco qua. Almeno si nota che è un po'. Cioè, l'ho spezzato, no? Che però, tutto sommato, diciamo così. Che tutto sommato, però, ci sta abbastanza bene. C'è la famosa linea di confine che va da là a là. Da qui a lì. Allora, qua. S Gaspari 04. Dab. Non ti conveniva prendere le lucine sempre da 200 euro ma direttamente con due pali? Quello là con i due pali è più stretto. Invece vedi, io con questo qui, quello con due pali sarebbe arrivato a metà. Invece ho dovuto mettere questa qui perché è più lunga. Va molto molto meglio così. Allora, quello l'ho messa là. Mo ne metterei, forse qua ne metterei una di quelle lì a palo singolo. Questa qua si può fare, che tanto lo potrei S mettere Gaspari qua 04. Ah, OK, la mettiamo qua a fianco così
No, qua a fianco non si può, non si può. Allora, qua quasi quasi. Ah, mi stavo scordando dell'alberozzo. Attenzione, ragazzuoli. Qua ci mettiamo l'alberozzo di Natale, il pino con le luci sopra. E ragazzi, questo c'ha anche i regalozzi sotto. 200, S. 200. Gaspari 04. Ciao omino di pan di zenzero. Hai visto? Mo' ti ha salutato. Era stato un attimino disabilitato temporaneamente per errore. Allora, vediamo un po'. No, non è questo. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, speriamo che non faccia danni, quindi è V. S. Gaspari 04. Già, è un simpaticone come te. È molto più simpatico di me, eh. Lui sì, molto più simpatico, simpatisce, zambatischen, come dicono gli amici tedeschi. Ecco qua, abbiamo messo due alberozzi all'ingresso, almeno così qua non è proprio spoglio. Dovrebbero portare anche un po' di Everons questi alberozzi. Ne ho messi, mi sembra 5 o S. 6. Gaspari 04. Sgaspa 1 GG. GG per Gaspari. Ragazzi, vedete che ci sono le icone del canale. Volete mettere un po' di GG a tutti quanti voi? Che ne dite? Così facciamo un po' di, come si dice? Un po' di, come, eccola. Ci divertiamo un pochettino, mi S. raccomando. Gaspari 04. Vado a cenare, forse torno a trovarti. Vai tranquillo, non ti preoccupare, tanto io qui penso che metto un po' di lucine, poi dopo anche io vado a fare carica batteria. Grazie caro Gaspari, grazie ancora per la tua assidua presenza, perché tu, come tanti altri, ci sei sempre, S. Gaspari anche per un 04. saluto. Hasta luego. Hasta col S. microfono. Gaspari 04. Lerc. Grazie Gaspari, ti auguro veramente una buona continuazione di serata, naturalmente. Allora, vediamo se riesco a fare l'applausen. Dovrebbe, eccolo qua. Thank you so much, my friend Sound Gaspari. alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Applausi per Gasparin, Gasparin, Gasparin. Applausi per Gasparin, Gasparin. È una vecchia canzone. Ecco, questa la stavo canticchiando off camera, offline. È una vecchia canzone di Fabri Fibra. Credo quasi 20 anni fa, eh? C'è quasi passata una ventina di anni. Allora, vediamo un po'. Christmas Tree. Allora, no, non è questo. Però poi ci organizziamo una bella arietta. Questo forse è meglio mettere gli alberozzi. Mettiamo un po' più di stand, ecco qua, così almeno delimitiamo anche l'area d'ingresso. A proposito, qua ci abbiamo le patatozze, i patatine. Cosa mi suggerite di fare? Di fare il mangime per i maialozzen oppure fare le patatozzen fritten? Perché ragazzuoli, qua ci abbiamo nelle produzioni, c'è una mod che praticamente fa fare un bel po' di cose con le patate. Let me know if you prefer to use that I will use those potatoes. Sorry, this sì, potatoes, use it for the pig food, or if I will or I will do some French pies. Let me know, leave a comment below. Naturalmente, amici di Twitch, fatemelo sapere. YouTubelo è un po' più lendozzo. Allora, mo qua ci metterei una lucina però là, eh. I will put a light there near the greenhouse. So I will use maybe the half pole light.
Purple Lights. Schmorze Lights. Però so poco queste patatozze. Beh, che adesso fa freschetto. It's cold right now, but... A proposito, ma io in tutto questo mi sono scordato di controllare un attimo what about our friends. Allora, questo. Allora, qua. Allora, fino. 8.40. Ecco un po' di fine. Allora, Gallinozzen. Galline stanno bene. Maya Lotzen. Maya Lotzen. Ok, ci abbiamo i pallet dall'altra parte. Quindi stessa cosa di qua, mettiamo un paio di alberos. I will put a couple of Christmas tree at the entrance of the area. Should be a good alternative. Let's try. Allora, vediamo un po'. Christmas tree. Pipipi. Salutiamo il Gasparozzo, il nostro amico Gaspari. E naturalmente saluto anche Mr. Moreno. Thank you so much, my friend. Questo mettiamo un po' più qua. Com'era il tasto C? C. Sì, che. Ok. Beh, abbiamo almeno dato una parvenza di cosa. Ah, manca all'ingresso. A couple of poles. Pool. Ecco, mi ah. Oh, yes. All right, so let's go. Decoration. No, sucker. Schmorze lights. That's the moonlight. Mi sono già scordato. Ecco qua. Je me suis déjà scordé. Dove était la situation? Voilà. On va faire ça. La touche V, la touche C. Voilà. E abbiamo apparato più o meno pure un poco l'ingresso qua. L'ingresso, l'entrée. C'est pas la rentrée. Oh, ouais. Schmorze lights. Pem, pere, pem, pem. Nice to moonlight. Spero che si metta questa cosa così. Allora, mettiamolo qui. Ecco qua, abbiamo fatto anche... Ah, non ha fatto danni. Allora, vediamo un attimino. Allora, gli ingressi li abbiamo illuminati, perfetto. Oh, la neve, fra le altre cose, si poggia anche sulla situazione, sull'alberozzo della ecco qua. Ah, ma succede un macello. No, a mess. What a mess, via tes. Ai, fatto un pasticciotto. Ah, a proposito, allora sta? Chissà dove è andato a finire Peppe. Peppe. Ehi, chissà dove sei andata. Eccolo là. Ah no, il corvetto. Allora, torniamo un attimo. Nel frattempo ritorniamo. Let's go back in the main farm. Allora,
ecco qua. Qua. Allora, qua mettere soltanto qualcosina così fuori la situazione. Fuori la stalluz. Oh, la stalluz. Ah, qua vicino, ecco qua. Mettiamo a Christmas tree here. Oh, meglio le luci, meglio le lights. I will put a few lights there. On the pole lights. Schmorze lights. Pam param pam pam pam. Schmorze lights. Anche se non è che. Beh, no. Vai. Allora, uno qua. Ma sì, vai. Abbondiamo. Abbondandum. Abbondandus. Thank you so much. E due. E tre. E più o meno sta. E quattro, ecco qua. Almeno quando sfanotto sulla sana scena. Ma nato sola, più bello in me. O sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Allora, mo, quasi quasi l'albero lo metto qua a fianco. Mettiamo un alberozzo di Natale qui. Allora, where is the tree? Other. Mo, mettiamo anche un'altra mod per abbellimentos. All right. Ecco qua. Mi mettiamo un po' di luce. I'm trying to put a couple of lights here. Penso qua. No, qua. Qui va bene. Should be ok. Ok. Allora, mo che dobbiamo fare? Allora, abbiamo messo rain di là. Thunderstorms will continue into the hour. Ah, ok, thank you. Siamo, mi ha detto che comunque la tempesta continua. Mamma mia. Ovviamente questa è una mod che la trovate nel mod all'esterno. È la mod della radio CB. This mod you will find in external mod hub. This is the CB radio mod. And if you are interested, you will find this mod in the video description here on in the video description on YouTube. Facciamo così. Moreno 91 trattino basso trattino basso VR. Moreno 14 Moreno 91 manina. Oh. Grazie Moreno. Guarda, guarda com'è felice. Pandozzo. Oh. Ci hanno staccato la corrente. Sound alert. Da logistica 1 ha suonato Totò. Funicolare senza corrente. Miseria e nobiltà. Per no. 0 bits. Nobiltà, vabbè, dai. Gliela abboniamo. Allora, vediamo un attimino. Ah, fuori la casuccia poi ovviamente c'è da mettere. Aspetta, però vorrei mettere
Consentitemi, vorrei mettere un alberozzo qua. I will put Moreno 91-basso-basso VR. Il bot è fatto XD. Questo è, si chiama Restream, questo qui che parla. Poi se ti riferisci al bot, sì, sono andato a modificare un pochettino. Quindi se è quello lì che parla, si chiama Restream, che è anche un sito dove ti fa fare lo stream multipiattaforma, ma devi cache. Mentre invece questa applicazione c'ha la chat vocale. È comoda, soprattutto quando non puoi leggere la chat. E ti torna utile. Infatti come stamattina, fra le altre cose. Il bot che fa la bot. Oh, però... Beh, tutto sommato, così. Però guarda, ho qua davanti alla stazioncino, qua mettiamo le illuminazioni che piacciono a Gaspari. Mettiamo quella con i due paletti già pronti. Allora, luci. Moreno 91 ecco trattino qua. Basso trattino basso VR. Oh, è più largo. Da blog fatto. Ok, Moreno. Naturalmente, grazie ancora per la compagnia. Ti auguro un buon divertimento, prima di tutto. Una buona continuazione di serata, tanto io a breve ho quasi finito qui. Quindi una buona carica pappatoria, una buona continuazione di serata e una buona domenica per domani. Non so se domani sono in live, ne dubito, Moreno 91-basso-basso VR. Voi io ci sentiamo poi, buon tunzi tunzi. Ok, buona carica pappatoria a te carissimo. Naturalmente salutiamo e ringraziamo il nostro Moreno. Sound alerts. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. E quindi vi invito come sempre ad andare a seguire il canale di Mister Moreno, se non l'avete ancora fatto, anche su YouTube. Vi invito come sempre, iscrivetevi, attivate le notifiche, ma naturalmente fatelo anche nel mio canale, mi farebbe enormemente piacere. Thank you. Thank you so much. Don't forget to follow my friend Moreno Moreno 91_ VR. Don't forget to switch on the notification. Thank you, my friend, and don't forget to follow this channel. Thank you, thank you, thank you. Oh. Sound alerts. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Grazie, grazie. Me l'ha ricordato 100 volte. Qua mi sa che sarebbe molto molto lungo fare una cosa. Però. Ve la faccio vedere off camera. Anzi, me la con calma poi ci penso. Allora, vediamo un attimino cosa c'era da fare. Allora, dovevamo, abbiamo detto, sistemare il coso. Ok, qua il terreno è lavorato. Dunque, che cosa ci manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Allora, la colza l'ho già seminata. Vediamo un attimo, ci facciamo una... Allora, questa è semi di sogliola, quindi di là poi ci dovrebbe essere. Qua cosa ho messo? Mi sono scordato, mi pare la avena, sì, questa è avena orta. Dunque, fammi riflettere un momento. Ma allora, come siamo messi? Allora, orzo. Ok, andiamo a seminare l'orzo nel campo 7 e poi
ci congediamo naturalmente e ringrazio ancora tutti voi per il sostegno. Ringrazio ovviamente Guys per il raid e ringrazio anche gli amici e le amiche che si sono iscritti al canale, che poi, come mia abitudine, al termine della live farò i ringraziamenti, che naturalmente è il minimo che si possa fare, e ovviamente come minimo la prima cosa che si fa è quella che faccio sempre io, è ringraziare i moderatori, perché dovete sapere che i moderatori sono una componente estremamente importante per un canale. Un canale gira sì per lo streamer, ma anche per i moderatori, che ovviamente rendono più leggera, più light una sessione di live. Ma per lo streamer, e ovviamente sono veramente l'anima del canale. Ovviamente anche voi sostenitori, che insomma date una mano a questo canale. Quindi la prima sbattutezza di mani la lasciamo ai moderatori. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Allora andiamo a... Oh, che ha fatto? Ah, mi si è rimbevendo, ok. Allora andiamo a piantare l'orzo nel campo 7, poi ci salutiamo naturalmente e vi invito naturalmente a farmi sapere se questo video vi è piaciuto, se ci sono eventualmente mod da suggerirmi. E mi raccomando, lasciate un commento sotto il video, così andremo a cercherò nel limite delle mie capacità di trovare anche le mod che funzionino e che non siano, diciamo, mod così. Naturalmente scrivetelo e fatemi sapere. And so let me know if you want to let me know a different mod, a special mod that you love and you will love or agree that I will use during my gameplays, let me know. Answering down in the with a comment. Allora, attiva il GPS. Allora, qua dobbiamo modificare l'ora di larghezza. Ok, quindi lo facciamo imposta. Aspetta, mi devo allineare. No, vabbè, non c'è bisogno. Quindi facciamo imposta e andiamo avanti. Poi dopo ci allineiamo con il sistema che conosciamo, che è la Alt E Home, il tasto Alt e Home che riallinea il GPS. Ecco qua, confonde un pochettino questa neve, è un po' fastidiosa, però ragazzuoli, bisogna trabajare sul Kambotsen. Ecco qua, allora cominciamo, noi ci mettiamo, ci allineiamo al campo. Now I will use the keys Alt and Home and I will do a new alignation to the field. So, and I will do a more precise work on the field. Ecco qua, allora mi pare che Alt e Home, giusto? No, Control e Home. Ecco qua, ok, Control Home. Quindi abbassiamo, accendiamo e vai.
Oh. E quindi, ragazzuoli, stiamo veramente andando molto bene con questa serie, in questa serie Ritorno alle origini, che ancora una volta ringrazio Jason Farmer per avermi consigliato di riportare in chiave, o meglio, da Farming 19 a Farming 22 questa serie, che naturalmente in realtà questa serie è una ripresa, o meglio è stato un remaking di una vecchia serie che portavo su Farming 19, che era Caffè in Farm, una serie di appuntamenti della domenica mattina, dove appunto, ecco, dalle 10 alle 12 si chiacchierava, e ero in multiplayer e venivano a trovarmi gli amici Kaiman, Lore, Macho King 82, la Zappa Storta, c'era Pitti Combina Guai, Luciano, poi c'era anche Elmere, e insomma sono venuti a farmi compagnia, ma soprattutto a tenere compagnia voi che guardavate, il pubblico che guardava la domenica mattina, ci seguiva, insomma è stata una bella esperienza. Poi ovviamente bisogna rinnovare i format, e quindi poi dopo qualche mese è uscito Farming 22 e di conseguenza ci siamo un pochettino adattati a quelle che erano e sono le novità. E quindi oggi nella situazione di oggi abbiamo appunto fatto un po' di cose, non solo abbellimenti, ma abbiamo anche preparato quello che poi sarà il futuro boschetto qua nell'area commerciale, o meglio l'area industriale, che naturalmente noi andremo poi a rendere sempre più bella attraverso un po' di cosucce tramite i vostri consigli. Quindi cercheremo di ulteriormente rendere questa serie interessante. Ci risistemiamo un pochettino in situazione, che se Jason mi vedesse fare sta cosa mi direbbe: Dab, ma com'è che fai questa cosa? Mitico maestro. Ok, vai. Oh, quasi, visto che mi trovo. Basso qua. E vai. E approfitto anche naturalmente per salutare il grande mitico Mister Aleasso, che naturalmente in questo momento tutto a posto, diciamo che si è un po' allontanato da Twitch, ma naturalmente noi lo aspettiamo con grande affetto, Aleasso, Alegragia o Alegragia, Mister Aiea Aiea, che tutti lo conoscete come Mister Aiea Aiea, grande mitico Alessio.
E salutiamo anche la mitica guerriera underscore guerriera, la mitica guerriera mi pare che ha cambiato anche il nick, quindi vai giù un fat. Sì, naturalmente vi invito a visitare i loro canali, ad iscrivervi e mi raccomando attivate le notifiche, altrimenti quando vanno in live o quando mettono qualcosa su YouTube, ovviamente voi potreste perdervi le cose loro che sono veramente divertenti. Don't forget to switch on the notification. Ring the bell. Ching-a-bang, oh yeah. Fatto un po' non proprio fatto bene qua, ma qua dobbiamo fare il lavoretto per bene. Oh, allora, quindi inizio piano piano. Siamo arrivati ai titoli di coda e quindi ringrazio, come sempre, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e naturalmente tutti voi che state sostenendo i miei canali social iscrivendovi. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione dei video troverete i link per seguire i miei canali social. E soprattutto, se volete acquistare il vero cibo italiano biologico al 100%, io vi consiglio di acquistare da I Piani Bio, www.ipianibio.it. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esatto, visitate il sito internet www.ipianibio.it e, come dice lo spot radiofonico, li trovate anche su Facebook ed Instagram. Ok ragazzuli, siamo giunti naturalmente alla conclusione di questo episodio. Quindi inizio con ringraziare Moreno, ringrazio Gais, ringrazio Gaspari per essere passato, poi adesso mi fermo e ringrazio naturalmente anche i nuovi iscritti al canale. E quindi naturalmente, se volete essere informati in anteprima sulle attività del canale, vi invito assolutamente ad iscrivervi al mio canale Instagram, mettetemi fra i preferiti, così quando ci saranno delle novità vi arriveranno prima le notifiche del mio canale. Eccoci qua. Allora, prepariamo, rimettiamo un attimo a posto il tutto, poi ci congediamo naturalmente augurandovi una buona continuazione, perché naturalmente non sapendo voi quando è che guarderete, a che ora del giorno o della notte guarderete questo video, quindi vi auguro una buona continuazione. And so we are at the ending of this videos, and I want to say again thank you so much to my moderators, friends, supporters and follower
of my social media channel, and if you are not one, you will find in the video description the links. Allora, facciamo così, ci spostiamo dall'altra parte, vi faccio vedere anche la nostra guardia, anzi vi faccio vedere chi è che sta a guardia della nostra struttura. Here we are, our guard, Santa Claus. E quindi, allora, ecco qua, allora andiamo a ringraziare i nuovi follower del canale, che sono, allora, Anonymous underscore 23 and it's underscore no e. E quindi grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, aiù. Sound alert. Wlogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano. Buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.